cinema nasce per far sì che il pubblico si identifichi con l'eroe. Nel mio film tu sei il protagonista, tu sei Arthur J. Adams, che già dal nome richiama il periodo storico forse più interessante per la cultura occidentale, quello della Tavola Rotonda. Arthur sta per Arthur, Re Arthur, colui il quale è riuscito a creare un nuovo mondo, un mondo di pace, collaborando con i propri cavalieri, i cavalieri della Tavola Rotonda. Come tutti gli eroi, Arthur ha bisogno di trovare degli alleati. Il primo alleato che incontra, come in tutte le tradizioni che si rispettano, è una donna, come la nostra Ginevra. Nel nostro caso la donna si chiama Sarah Eve. Sarah Eve appare prima misteriosa, molto oscura, un personaggio schivo. Sarah sarà il connettore, sarà l'aiuto che porterà Arthur a conoscere gli altri personaggi dell'avventura che lo accompagneranno in questo viaggio fantastico. Sarah Eve lo introdurrà a un altro personaggio molto particolare, James Mind. Già nel nome abbiamo la descrizione del personaggio, Mind come mente, ragione. E questo personaggio è un personaggio di cultura, un personaggio che ha avuto l'opportunità di conoscere tutte le scienze, quindi guiderà i nostri protagonisti in questo viaggio grazie alle cose che lui ha appreso nell'arco degli anni. Come tutti i personaggi che si rispettano, anche James Mind avrà bisogno di un supporto. La mente ha bisogno di un supporto fondamentale, che è quello del corpo, e quindi chiamerà un poliziotto, un suo amico, per aiutarlo all'interno di questa ricerca. Chiamerà Tyrone Iron. Tyrone Iron è il personaggio più particolare all'interno del film, il personaggio che rappresenta un pochettino tutte le caratteristiche dell'essere umano, e per gran parte del nostro viaggio sarà quasi la guida, l'eroe che si sostituirà ad Arthur.